montane, però anche un lago, colline e tutto in pianura. Questo permetterebbe anche di generare, diciamo così, di sviluppare tutta una mobilità sostenibile ad oggi inesistente, e questo creerebbe comunque un indotto, perché ci sarebbero dei lavoratori che potrebbero girare intorno a questo sistema. Tre parchi naturali, e quindi parliamo di una realtà che ha molto da offrire, tantissima storia, basta vedere qui la nostra location di stasera. Ed è proprio sul turismo che con un collettivo di nome Immagina, Idea e Movimento, un anno fa, un'estate fa, abbiamo presentato un report, un questionario che abbiamo fatto compilare a numerosi lavoratori in forma anonima durante tutto l'inverno, e l'estate l'abbiamo presentato alla cittadinanza, un questionario sul lavoro stagionale che ha fatto emergere dei dati abbastanza preoccupanti. Non dobbiamo smettere di stupirci davanti a questi dati. Tiriamo fuori, per non annoiare, veramente solo qualche numero: il 60% di loro lavora 8 ore al giorno, un terzo tra le 10 e le 12 ore. Questi lavori fatti sotto al sole, diciamo, sono proprio il massimo. Abbiamo altri dati preoccupanti: all'80% di loro è stato proposto un lavoro non regolare, ed il 70% ha un contratto non regolare. Un terzo di loro guadagna la media di 25 euro, l'altro terzo una media di 35. La metà non vede gli straordinari pagati. Il tema della sicurezza è strettamente collegato a quello del lavoro. Il 55% di loro, delle persone che hanno risposto al questionario, ha dichiarato di aver lavorato in pessime condizioni. Moltissimi di loro non sono stati formati per la mansione che svolgevano, e la mancata formazione spesso è un problema di sicurezza del lavoro, sul posto di lavoro. Il 23% di loro ha sostenuto di aver subito violenze fisiche o psicologiche. È un quadro decisamente preoccupante, e che, diciamo, anche altre ricerche fanno, tracciano, diciamo così, ci raccontano che il turismo, dove è più, diciamo così, corto, dura di meno la stagione, lo sfruttamento è maggiore, e quindi probabilmente fondi rientrano anche in queste casistiche. All'orizzonte non sembra esserci bel tempo, perché la Camera di Commercio di Latina Frosinone ci racconta che nel 2023, dati fino al secondo trimestre, abbiamo un risultato tra natalità e mortalità delle imprese dello più 0,5, che è il peggiore tolto l'anno della pandemia negli ultimi 10 anni, quindi 2020. E la CGIA di Mestre ci dice che per il Lazio rischia di essere un anno nero, perché vede a livello nazionale Roma, Latina e Frosinone nella top 5 delle province che avranno il maggior numero di disoccupati, e a farne le spese saranno, questo il nostro partito spesso lo racconta proprio, partite IVA e professionisti e commercianti, che svolgono comunque un ruolo fondamentale. Poi vedremo perché, qual è il collegamento. Insomma, la congiuntura internazionale che va poi ad incastrarsi con dinamiche locali che non aiutano quella che è l'occupazione e il lavoro. Noi siamo consapevoli che le leve comunali, le leve di un'amministrazione comunale non sono potenti, e sappiamo che il sindaco non ha la bacchetta magica, però ci sono dei settori nei quali è possibile intervenire e che hanno un impatto indiretto sull'occupazione, perché per quanto riguarda l'aspetto etico, per troppo tempo i bar hanno rappresentato l'ufficio di collocamento di questa città, e dobbiamo fare in modo che non sia più così. Dal punto di vista dei controlli, perché quello che abbiamo raccontato sul lavoro stagionale, un'amministrazione comunale può sollecitare comunque quelli che sono i controlli, tutta la filiera di controlli insieme a tutti gli altri enti ed istituzioni, e il rilancio del centro storico, che è la prima periferia di questa città, perché passeggiando per il corso sono numerose i locali sfitti, e quindi l'amministrazione ha l'obbligo di rilanciare in mille modi, tramite le associazioni culturali, tramite gli sgravi, dei tributi, per fare in modo che siano appetibili questi locali dai commercianti, perché dobbiamo tenere presente che ogni strada cinesca che si abbassa non è solo un'attività
che muore, quindi una famiglia che potrebbe avere potenzialmente problemi economici, ma è qualcosa che viene a mancare per tutto l'isolato, tutto il quartiere, tutto il vicolo, e genera una mancanza di sicurezza e un senso di trascuratezza, e questa non è la città che noi vogliamo.